Emanuela Calza, della segretaria nazionale dell'FLC-CGIL. Le donne sono quasi sempre le prime vittime dei conflitti, ne sopportano il maggior peso in termini di violenze, di sfollamenti, di privazione dei beni e dei servizi essenziali, aspetti che si ripercuotono sulla loro salute, sul benessere sociale e su quello delle persone di cui si prendono cura. Come donne da generazione educate a prenderci cura della vita di altri, siamo estranee alle logiche di chi domina attraverso la paura e di chi basa il proprio valore sulla capacità di prevalere sugli altri. Siamo al contrario portatrici di una cultura del rispetto, della vita, della pace. Per questo la dignità e l'emancipazione delle donne, la loro integrazione nei processi di pace sono fattori strategici per costruire e mantenere società pacifiche. Oggi, 8 marzo, ci sentiamo investite di una rinnovata responsabilità di essere artefici e protagoniste di una lotta attorno alla quale unirci tutte e tutti, donne e uomini, che è quella di opporci alla guerra in Ucraina e a tutte le guerre. Ciao, sono Luisa D'Aguspini, amo la poesia e ho scritto questi pochi versi. Li sentite questi canti da laggiù? Sono nenie di dolore, elevate a Nina Nanna, che invocano al cielo di tacere. Non piovono più stelle da questo cielo massacrato e non crescono più fiori da questa terra violentata. Lo vedete quel lungo fiume rosso? È il sangue nudo di ogni uomo nato senza confini. Sono Gaetana e sono la segretaria della Camera del Lavoro di Caserta. Cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua, le nostre tradizioni. Impariamo a tollerare e ad apprezzare le differenze. Rigettiamo con forza ogni forma di violenza, di sopraffazione, la peggiore delle quali è la guerra. Così diceva la grande scienziata italiana Margherita Hack, una grande donna contro la guerra e per la pace. Nella giornata internazionale della donna, in queste giornate drammatiche per l'Europa e per il mondo intero, il mio pensiero e il pensiero della CGIL di Caserta non può che andare alle donne che si sono espresse per la pace e contro la guerra. Impossibile non pensare in questi giorni alle centinaia di migliaia di donne che stanno fuggendo dall'Ucraina con i loro bambini, abbandonando le loro vite, le loro case, i loro affetti, con le lacrime agli occhi, ma con la forza della resistenza. Ancora una volta sono le donne a patire maggiormente il costo della violenza e della sopraffazione e ancora una volta dimostrano la forza nelle avversità. In Ucraina, come solo pochi mesi fa in Afghanistan, in Siria, in Africa, in tutto il mondo, le donne sono al contempo le prime vittime dei conflitti, ma anche coloro che con i loro gesti di piccola e grande resistenza, con le loro testimonianze e il loro attivismo, possono mettere in crisi i regimi e le dittature. Un mondo di pace e democrazia non può che ripartire dalle donne e la CGIL di Caserta ha deciso di ripartire dalle donne. Ciao, sono Giulietta D'Auristano, sono casalinga. Dunque a me la guerra è stata raccontata da mio padre che l'ha vissuta in prima persona. Gli orrori e le sofferenze inflitte alle popolazioni e narrate con dovizia di particolari mi hanno suscitato sentimenti di raccapriccio e abominio. La guerra, così come recita la nostra Costituzione, deve essere ripudiata in quanto ha come unico scopo la distruzione fisica e morale dei popoli, mentre rafforza il potere di coloro che dalla guerra traggono profitti. Non possiamo permettere che altri conflitti mettano a repentaglio la nostra libertà e la nostra democrazia. Care donne ucraine, oggi più che mai dobbiamo stringerci e dimostrare al mondo intero la forza, la capacità di lottare unite. Voi purtroppo in prima linea, ma noi ci siamo dietro, dietro di voi, in qualsiasi modo pur di non lasciarvi sole. La solidarietà dovrà battere la forza di una follia tradotta in guerra, sovrastando il rumore delle bombe affinché torni la pace. La pace è donna.